Eccoci qua. Stefano, ci sei? Eccomi Nicola, buonasera, certo che ci sono qui da Neonato Siracusa e Radio Cromatina Sicilia vi augura una bella trasmissione, buona primavera, un applauso dal pubblico. No, buonasera. Come vedete siamo sempre calorosi, stasera ci siamo allargati perché è primavera. Sì, e sì. Grazie Nicola, come va quella buona storia di correzione che ci dobbiamo fare? Bye bye. Ah, c'è anche Wendy, ciao Wendy. Hola papà, ciao Wendy, come stai? How are you one day? Bye bye. Ciao bye Wendy. Bye bye. Eh sì, è una correzione, sì, per quanto riguarda la puntata scorsa ci siamo sbagliati tra Pitagora e Archimede, volevamo dire Archimede che era nato a Siracusa, invece abbiamo detto Pitagora, anche se poi Archimede diciamo, è detto Archimede pitagorico, proprio appunto insomma, perché è stato allievo del Pitagora. Pitagora, certo, sì. È vero. E va bene, si può inciampare in qualche errore, effettivamente era Archimede, detto poi pitagorico proprio perché aveva studiato nella scuola di Pitagora a Crotone, anche se Pitagora era nato in Grecia e poi ha fatto la sua scuola a Crotone, sì, dove partecipò Archimede. Bene, il pi greco è andato. Tra l'altro Nicola, ti volevo informare... al volo che ho sentito una sinfonia fatta in questo modo, cioè che hanno messo le note del pi greco cominciando dallo zero in do maggiore, poi l'uno, il re, 14 eccetera eccetera, tutto il numero progressivo infinito che c'è, trascendente come abbiamo detto già l'altra volta, e praticamente su questa cifra hanno creato lo spartito, ecco, hanno creato musica, hanno creato note. È uscito praticamente una sinfonia, un giro, non so, un giro di pi greco, possiamo dire. Ecco, bravo Nicola, un giro di pi greco. ha una sua vabbè, dai. Ha una sua musica, quel numero ha una sua musica. Sì, sì. E beh, non dimentichiamo che comunque tutta la musica è fatta da numeri, da tempi e durata, insomma, di ogni nota c'ha la sua durata, c'ha il suo tempo, insomma, e quindi comunque ha molto a che fare con i numeri. Bene, allora siamo in primavera, effettivamente oggi che è 21, siamo entrati proprio nella primavera. E iniziamo una nuova puntata del Nico Caputo Show da Radio Cromatina, questa radio web che ormai insomma da un po' di tempo che va via internet e raggiunge ogni luogo, ogni posto del mondo e ogni ascoltatore, ogni ascoltatrice, dovunque insomma si trovi e ci può ascoltare. E Stefano, ci avevi per caso qualcosa da leggerci, qualche pensiero, qualcosa? Ma circa la primavera? Ma in genere, insomma, se hai qualcosa, ce l'ascoltiamo dalla tua voce. Sì. Allora, ascoltiamo Stefano Monteforte con... Il titolo ancora però non l'ho messo, Nicola. Vabbè, senza titolo, allora sono dei pensieri tuoi. L'ho scritto stasera. Ah, allora uno scritto di Stefano. Buon ascolto a tutti. Vai Stefano. Cosa vuole questa primavera? Tempestata di profumi inebrianti e dipinta da mille colori, lentamente mi seduce, mi vuole illudere di un nuovo amore e generare speranze vane.
mi vuole sottrarre all'apatia e alla mancanza di senso? Cosa vuole questa primavera? Far svanire l'ingorgo dei pensieri amari? Intanto cambia l'animo e tutto diventa possibile. Bravo Stefano. Bravo, bravo. Grazie, grazie. Questa la regalo a Radio Cromatina. Grazie per il bellissimo regalo. Diciamo anche che in questi giorni, proprio appunto l'altro ieri, è stata la festa del papà, San Giuseppe, insomma. Facciamo auguri a tutti i papà, a tutti i Giuseppi, i Peppini, insomma, a Napoli quasi dice, e le Peppinelle, insomma, le Giuseppine. Vabbè, anche se in ritardo, perché è stata praticamente un paio di giorni fa, facciamo i nostri auguri. Ok. Nicola, una nota di colore, mettiamoci anche Peppe Nappa tra i Pippo, Pippa, papà. È vero, è vero, è vero. Allora, un augurio. Peppe Nappa, che è una musica, scusa, una maschera siciliana, come già lei sa. Sì, sì, Peppe Nappa è la maschera tipica siciliana, insomma, come il Pulcinella, insomma, è la maschera, diciamo, della campana, insomma, per eccellenza, di Napoli. Eh sì, e allora tanti auguri pure a Peppe Nappa e andiamo avanti con la nostra trasmissione, ci ascoltiamo qualche canzone dei giorni nostri, no? Di qualche nostro artista, che ne dici? Ah beh sì, aggiorniamoci, siamo nel 2017, primo giorno di primavera, anche se l'equinozio è stato veramente ieri, il 20 sì. marzo 2017, intorno alle 10:15. Sì, 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 precisamente sì. Però diciamo che la primavera già è da qualche settimana che, insomma, che si sente nell'aria, che si sente naturalmente, insomma, gli alberi sono fioriti, soprattutto i peschi. Cioè qua vedo peschi, c'è dei fiori bellissimi, c'è rosa, un rosa carico, dei rosa magari un po' più chiari, ma c'è bellissimo, cioè, cammini qua per strada e vedi questi alberi con tutti questi fiori, che insomma è strano, sembra strano, ma è vero, è primavera e questo è un segno della natura. Allora, proponi qualcosa? C'è qualcuno in mente, Stefano? Beh, io direi una voce femminile, certamente tra le nostre voci femminili abbiamo il sapore di sapere dov'è la serenità, chissà dove sta la serenità di Angela. La tranquillità di Angela, sì. Ok, allora ci ascoltiamo Angela De Gregorio, dai, che da un po' che non l'ascoltiamo. E nella sua canzone, scritta da lei, sia testo che musica, La tranquillità, Angela De Gregorio, buon ascolto. Svegliarsi presto la mattina, dormire 2, 3 o 4 ore, fare le cose che non vuoi, fare di tutto per piacere, avere ritmi affannosi e più motivi di tensione, come un PC sempre in funzione in questa era digitale. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità
mostrassi sempre soddisfatti tra tante mille alternative, tra tante mille opportunità. Non so quale sia la migliore in questa epoca rischiosa. La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità poi dove sta? La tranquillità. Vorrei fermarmi solo un attimo e capire cosa vuoi. Brava, brava Angela, bravissima Angela, Angela De Gregorio, l'attuale Angela De Gregorio, che nell'era digitale si domanda dove sta la tranquillità. La tranquillità, giusto, questa tranquillità che sembra, insomma, non, che non riusciamo mai ad ottenere, insomma. Allora, a proposito, volevo fare anche gli auguri ai nostri Giuseppe, insomma, tra i nostri artisti abbiamo un Giuseppe Savarese, che, insomma, facciamo tanti auguri per il passato San Giuseppe, e Giuseppe Cibriglio, e quindi, diciamo, gli facciamo gli auguri, anche se con ritardo, per, insomma, la santità passata, insomma. Ok, e proprio a proposito di, parlando proprio di Giuseppe, ci facciamo. Ci ascoltiamo magari una canzone tra cui ho sentito che l'autore, insomma, di questa canzone, Johnny B. Goode, è morto, no, vero? Stefano, sai qualcosa di questa cosa? Chuck Berry ci ha lasciato. Chuck Berry, chitarrista. Chuck Berry, ciao, una lacrima, i tuoi pezzi li ascolteremo. E anche noi qui, vedi, Chuck, qui a Radio Cromatina abbiamo qualcuno che fa le canzoni tue. Ciao Chuck, noi siamo qui, ma prima o poi ti verremo a trovare. Ok, allora, non so se sia proprio lui l'autore di magari altri, è stata una canzone famosa e l'hanno fatta tanti altri artisti, insomma, questa canzone. Ce la ascoltiamo come ce la propone Willy e The International, il nostro carissimo Giuseppe Savarese e il suo gruppo. Buon ascolto. Johnny B. Goode. Way down in Louisiana, close to New Orleans, way back up in the woods, and on the upper greens, they stood the love cabin and the heart and boot. Well, it's a country boy named the Johnny B. Goode, who never ever learned to read or write so well, but he plays guitar just like a ringing bell. Oh, no. Go!
scene sitting in the shade, strumming with the rhythm that the drivers made. People passing by, they stop and say, oh my bad, I don't live in country, boy, can play. Go, 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 Johnny, go, 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 Johnny, go. International. Ok, Giuseppe Savarese, noto ingegnere elettronico, è bravissimo cantante di questo, e nonché insomma l'ideatore di questo gruppo Willy ed International, che insomma è un gruppo che è stato, che è nato proprio negli anni 60. Benissimo, allora a questo punto andiamo avanti. Andiamo avanti. Sì, e mica possiamo andare indietro. Il nostro sguardo è sempre proiettato al futuro, insomma, quindi guardiamo insomma a quel che succede poi. E quindi, e cosa proponi, Stefano? Dai, ne vola, sto avanti e indietro, avanti e indietro. Secondo me la cosa importante è il movimento, cioè il tempo sì, va avanti e va indietro, noi diciamo sempre che va avanti, ma alle volte mentalmente si può anche andare un po' indietro. Guarda, quello che ti proporrei in questo momento è una conversazione nata nel gruppo di WhatsApp di Radio Cromatina, sì, in cui si parla della luna piena. Sappiamo che è già passata, sì, sì, la luna, sì, piena, sì. Già siamo in luna calante, no, perciò vado un po' indietro. Vabbè, la settimana scorsa, qualche settimana fa, insomma. Ma dobbiamo raccontare anche quello che ci è successo, se no, sì, come possiamo, sì, sì, diventare storia. Un po' di passato ce lo dobbiamo dire, se no non siamo storia. Sì, sì. Allora, e praticamente, vuoi dire tu com'è nata, Nicola? Così io. Sì, in effetti, sì, c'era la luna piena, era una notte di luna piena, e si è chiesto di a ognuno del gruppo di Radio Cromatina di WhatsApp di dire qualcosa di come vedeva questa luna, e ognuno ha dato una risposta, insomma, chi l'ha vista in un modo, chi l'ha vista in un'altra, e insomma ognuno ha dato la sua impressione, e da queste frasi il nostro carissimo Stefano Monteforte ne ha messe insieme, insomma, è nato un testo rivolto alla luna, e ce l'ascoltiamo dalla
sua propria voce, Stefano Monteforte, in Luna piena. Vai Stefano. La luna piena è spuntata dal Vesuvio, colorata di rosa, lilla e giallo porco, malinconica ma vestita d'allegria, si è arrampicata fino alla bocca del cratere, ricordando le musiche e le parole di vecchie canzoni, si sentiva ammirata. La sua luce si aprì scintillante e calda, perché era l'ultima di quell'inverno. Bravo, bravo Stefano. Grazie, grazie. Bravo, bravo. È una bella cosa, insomma. Un bel testo, dai. È nato perché esiste Radio Cromatina. È giusto, giusto. Beh, Nicola, diamo a Radio Cromatina qualche di Radio Cromatina. È giusto, giusto. Diamo a Nicola Caputo quello che è di Nicola Caputo. E a Stefano Monteforte quello che è di Stefano Monteforte, dai. Insomma, diamo a tutti, insomma, le proprie soddisfazioni. Che ognuno sia se stesso. Esatto, che ognuno sia se stesso, e che poi queste cose creative, insomma, che nascono, insomma, così come se fosse una cosa, insomma, che già c'era, già stava scritto da qualche parte, io lo so, insomma, insomma, in questo mistero, in questa cosa, insomma, che nascono questi testi che poi magari diventano canzoni, e c'è tutta una magia, insomma, che ci gira intorno, insomma, tutto un velo misterioso, un'atmosfera, ecco, esatto. Il mistero che ci appassiona. Sì, sì, sì. C'è anche un mistero nella musica, Nicola. Come musica, voglio dire, primavera, sì. Mistero, musica. Sì. È tutto collegato, insomma. E cosa si... Cosa ci proponi musicalmente parlando? Musicalmente parlando abbiamo... Cioè, sempre per fare gli auguri, magari, che abbiamo già fatti, c'è l'altro Giuseppe, insomma, lo facciamo cantare anche a lui, no? C'è la pupilla inferma di Giuseppe Sbriglio. Beh, vediamo come siamo messi anche con il tempo, non ho... Sì. Allora, il tempo praticamente siamo al 26esimo. Ah. Quindi, insomma, ce n'è di tempo, dai. Ci ascoltiamo un pezzetto dell'altro Giuseppe, che abbiamo fatto anche auguri anche a lui. Se la pupilla inferma, fatta a cappella, insomma. Buon ascolto. Buon ascolto. Se la pupilla inferma non può fissarsi al sole, colpa del sol non è, colpa del sol non è. Colpa è di chi non vede, ma crede in ogni oggetto, quell'ombra, quel difetto, che non conosce in sé, ma crede in quello oggetto
quell'ombra, quel difetto, quell'ombra, quel difetto che non conosce in sé, che non conosce in sé. Se la pupilla inferma non può fissarsi al sole, colpa del sol non è, colpa del sol, non è. Colpa di chi non vede, ma crede in ogni oggetto, quell'ombra, quel difetto che non conosce in sé, ma crede in quell'oggetto, quell'ombra, quel difetto, quell'ombra, quel difetto che non conosce in sé, che non conosce in sé, che non conosce in sé. Grande voce di Giuseppe Sbriglio, bravo. Bravo, bravo, bravo Giuseppe, grande voce, vero? Il nostro, no. Il nostro tenorino. Il nostro tenorino, vabbè. E andiamo avanti, dai. Andiamo avanti con questi gesti della primavera che... Sì. Che... Non ho capito cosa volevi dire prima con questi gesti della primavera, non ho capito cosa intendevi, cosa volevi ascoltare. Il gesto della primavera, Nicola, anche tu cerca di intuire, per Dio, insomma, intuisci i gesti della primavera. I gesti della primavera. Wendy, per favore, di a Nicola qualcosa. Mi ha detto bye bye. Ciao, ciao. Bye bye. Bye bye. Vabbè. Ecco, ti senti di improvvisare qualcosa, un gesto musicale. Non so. Puoi farci cullare dei nostri sogni. Te la senti, ecco. Va. Dai, per favore. Clap, ecco qua, ho capito. Forza Nicola. Allora spieghiamo un po' la cosa. Insomma, abbiamo fatto un testo insieme io e Stefano. Lasciamoci cullare dei nostri sogni, che poi praticamente è nata la musica e quindi è nata questa canzone. E la facciamo ascoltare. Buon ascolto. Testo di Stefano Monteforte e Nicola Caputo, musica di Nicola Caputo. Lasciamoci cullare. Ok, buona giornata. Thank you.
lasciamoci cullare dei nostri sogni, lasciamoci cullare da questo mare, lasciamoci riscaldare da questo sole, lasciamoci riscaldare da questa brezza, lasciamoci per ritrovarci ancora, lasciamoci per soffrire di meno, e lasciamoci scivolare nel vento, non perdiamo nemmeno un momento, perché noi siamo uomini dell'universo, nessun di noi si è veramente perso, ci siamo solo smarriti tra i riflessi, perché noi siamo figli dell'universo, perché noi siamo figli dell'universo. Viviamo il nostro sentimento e lasciamolo scorrere con il tempo, e non siamo solo esseri viventi, ma siamo anche esseri senzienti, e mille soli hanno riscaldato il cuore, e mille luci ci hanno fatto compagnia, e tanti, tanti fiori sono fioriti ancora, e tante primavere arriveranno ancora, perché noi siamo uomini dell'universo, nessun di noi si è veramente perso, ci siamo solo smarriti tra i riflessi, perché noi siamo figli dell'universo, perché noi siamo figli dell'universo. Grazie, grazie. E un applauso anche dal pubblico di Radio Cromatina Sicilia. E grazie. Ragazzi, un tributo al Nicola Caputo Show e alla canzone. Grazie, grazie a tutti. Un applauso per favore, ragazzi. Grazie. Grazie, grazie. Vabbè, sembra carina, che ne pensi, Stefano? Come hai detto prima, si va avanti. Andiamo avanti. Diciamo che appena è appena un abbozzo, così adesso c'è bisogno magari di un arrangiamento, un ritmo, insomma. Diciamo che è nata. E da poco, insomma,
ed è una canzone carina. Ma ricorda, l'abbiamo già detto precedentemente, è un laboratorio, questa radio è anche un laboratorio. Sì, 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 infatti. Si provano le cose, niente è definitivo, no? Infatti, lo sappiamo benissimo. Infatti, però è importante, insomma. Come? Sono delle registrazioni, sì, importanti, che hanno una sua memoria molto dura, ma naturalmente bisogna che qualcuno sappia decifrarla, perché l'intelligenza è un'intelligenza molto molto lunga. Bene, noi stiamo facendo il nostro compito, no? Certo, certo. Quello di trasmettere musica. Quello di trasmettere musica e di anche di essere creativi, di creare, insomma, di quello. Perciò essere un laboratorio. Il nostro laboratorio, certo. Perché non si possono sperimentare nuovi pezzi? Certo, perché no? E siamo qui per questo, siamo per divertirci. E giochiamo il nostro gioco, insomma, insieme agli altri, e questo ci fa piacere, insomma, essere anche ascoltati dagli altri e diciamo, e non sentire queste nostre creazioni da soli, e soltanto noi soli, e basta. Questa è anche una cosa, insomma, che mi ha spinto anche a fare il CD che, insomma, che ho fatto, insomma, perché dicevo, possibile mai, insomma, scrivo queste canzoni e poi le metto lì, le deposito in SIA, insomma, e rimangono lì e nessuno le ascolta. Ho detto, adesso faccio questo CD. Infatti c'è bisogno del dialogo, ascoltare e anche dire, ascoltare, dire, dare e ricevere. Non può essere solo da una parte, tutto da una parte. Infatti. E chiamiamo l'equilibrio, Nicola. L'equilibrio è qualcosa che i fisici ci possono descrivere, ma noi musicalmente ci abbiamo come equilibrati nella playlist di Radio Cromatina. È come equilibrati, chi abbiamo? Chi ci vogliamo ascoltare adesso? Dai, ti do a te la scelta. A te la scelta della prossima canzone. So. Ah, io direi di equilibrare al massimo, direi gli artisti di spoglio che si possono fare sentire O Sole Mio. O Sole Mio degli artisti di scoglio, ok. Allora, O Sole Mio in una l'improvvisazione di equilibrati, per non dire squilibrati, insomma, okay. Nico Caputo, equilibrati, artisti di spoglio, Gennaro Raivo e Stefano Monteforte. Buon ascolto a tutti. Oh, bella cosa, la giornata sole, un'aria serena, dopo una tempesta, oh, l'aria fresca, pare già una festa, oh, bella cosa, una giornata di sole, ma tu sole, più bello in me, oh sole mio, s'anfro da te, oh sole mio, s'anfro da te, s'anfro da te. Lucine dell'astra, la fredda
testa tua. Na lavannara, cantessa navanta, e patramenta, torcia spanne canta. Lucinti lastrerà la finestra tua. Mona tu sola, più bella in te, o sola mia, sta in fronte a te, o sola. Oh, sola mia, sta in fronte a te, sta in fronte a te. Buona notte, io sole sei, e se tanto la malinconia, su da di me, la gomma di mia. Buona vanosa dove nasce, poi naro sole, più bello di me, poi sole mia, stai pronto a te, poi sole. Bravi gli artisti di Scoglio. Questi ragazzi promettono. Promettono un'altra estate sugli Scogli. Beh, l'importante è che sappiano ribellarsi all'impotenza. L'impotenza. L'importante è che sappiano ribellarsi all'impotenza. Certo. Cioè, però non mi devi spiegarlo, insomma, questa frase, perché non. Essere artisti di Scoglio significa ribellarsi all'impotenza. E si può suonare sugli Scogli dal vivo, si può fare il bagno al mare, si può stare con la gente, bere l'acqua, stare in allegria, godersi il sole e la vita. Scottarsi pure, eh? Perché ricordo quel giorno prendemmo un sole proprio, ci scordammo proprio che eravamo al sole. E dire che ci eravamo premoniti dei cappelli comprati dal marocchino. Meno male. almeno ci siamo salvati la testa. Beh, io il cappello lo conservo ancora qui. Pure io ce l'ho qui. I cappelli famosi degli artisti di Scoglio. Benissimo, e a questo punto siamo arrivati al 46esimo. Il tempo passa. Cosa proponi? Beh, io propongo qualcosa che sia implicito, consono alla trasmissione, al senso della primavera, al fiorire, all'alludere a questa. Beh, io la ripeto, Nicola, poi musicalmente ci penso tu. Ripeto quello che ho scritto per Radio Cromatina stasera.
cosa vuole questa primavera? Tempestata di profumi inebrianti e dipinta da mille colori, lentamente mi seduce. Mi vuole illudere di un nuovo amore e generare speranze vane. Mi vuole sottrarre all'apatia e alla mancanza di senso. Cosa vuole questa primavera? Far svanire l'ingorgo dei pensieri amari? Intanto cambia l'animo e tutto diventa possibile. Bravo, bravo. Bravo, bravo, veramente una bella, bel pensiero. Bel pensiero primaverile, si può dire. Eh sì, tra tanti pensieri che faccio, qualcuno buono ne viene fuori. Ci viene. Nicola, cosa ti proponi per finire questa bella trasmissione? E a questo punto, insomma, che siamo arrivati, diciamo, ormai siamo quasi alla stazione di arrivo, e volevo ascoltare un altro artista che pure che è molto bravo, e una voce napoletana, e una canzone che ha partecipato anche al Festival di Napoli, e un ragazzo che, insomma, va in giro per, insomma, per i locali a cantare con la sua band, e Ciro Spanò. Ci ascoltiamo O Specchio. Buon ascolto a tutti. Guarda, fa buchi su occhiali senza luce, esce fuori da me bacia. Là che sta pesando faccio muro, tu ci specchi, non vuoi ricordare. Esce a punti, si che la gamba resta a bugia. Sia verità, quando suona sono niente in mano. Amore, amore, non si ferma mai, non ha ragione. Amore, amore, te fa gamba, te fa male tempo non la può fermare, e più sola si nasconda, non nasce se non torna. E guarda fa, un vecchio perduto bene, perché ci da torna a me. Sia stemma sulla papria, tu si arraggi e chi crede non si stanchi cercare. Voglio solo sentire la moneta appartenga ancora, croce d'amore, fuori e peccata. Fammi campa, fammi muri, prima l'ultimo sospiro più carna, per me fra vigora, un passo si non torna. Amore, amore, non
corsa ferma non ha ragione. Amare è doccia, amore è un'ora. A chi ora non si sana, si la segna d'amore. Bravo, bravo, bravo carissimo Ciro, Ciro Spanò. Provenendo dalla festa di Napoli, Ciro Spanò, sì, e la sua band, che va in giro anche con il suo se stesso Sergio, le sue casse, il suo amico, insomma. Sì, sì, anche, anche, sì. Un one man band pure, oltre che con la sua band. Certo. Uno degli da autori fare, insomma, presenti a Radio Cromatina. Radio Cromatina. E a questo punto non ci resta che salutarci, augurarci una buona settimana, augurare a tutti una buona primavera e ciao a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici, e dovunque vi troviate. Saluti da Nico Caputo, da Napoli. E da Stefano Monteforte che vi augura che la primavera è solo iniziata, ancora c'è tanta primavera davanti. Via, viviamo la nostra primavera, vivete la nostra primavera, ognuno, chiunque sia, viva la sua primavera, felice. E lasciate andare i vostri pensieri con il Nabucco. Vai pensiero, vi salutiamo. Un applauso dai nostri. Ciao, ciao a tutti. Bye bye. Ciao Wendy, ciao ciao. Ciao, ciao Nicola, ciao Wendy. Ciao, ciao, ciao Stefano. Ciao ciao a tutti. Buona settimana e riascoltarci. A presto. Bye bye. Ciao ciao. Ciao, ciao Stefano. Ciao. Ciao.